Tiziana Cantarella, lei viene dalla Sicilia e questo è proprio un omaggio alla tua terra. E poi tra l'altro tu sei andata via da Catania e ti sei trasferita a Milano. Sì, io sto a Milano da tantissimi anni e infatti questo è un omaggio, cioè un ricondurmi, un riavvicinarmi attraverso la danza alle mie origini. Cioè, quindi è un ponte praticamente questo lavoro. È un lavoro di danza che comunque partiva da un altro tipo di progetto che era invece un discorso su quello che è il percorso dell'età dell'uomo, cioè dalla crescita, i passaggi di tempo dell'uomo. Questo deve essere l'ultimo episodio, l'episodio del cambiamento, quindi della scelta di cosa si vuole fare, si va avanti o si ritorna indietro, si ripercorre quel tipo di cammino oppure no. Alla fine, una volta arrivati lì, l'energia del luogo, del posto, ha portato tutto da un'altra parte, quindi, ed è diventato Pietre di Fuoco. Inizialmente si doveva chiamare Kairos in tempo e invece è diventato Pietre di Fuoco, anche perché appunto poi l'Etna è sempre in movimento, in eruzione. E mi sembra di capire che proprio questo progetto sia una specie di work in progress, no? Il movimento, infatti, mi permetto di dirlo perché appunto ci anticipavi ieri che è rimasta colpita dalla solfatara qui di Pozzuoli. E infatti stamattina abbiamo iniziato a fare altre riprese, proprio qua dietro, bruciandoci i piedi. Una situazione completamente diversa, l'opposto, quindi allora infatti il movimento, il cambiamento, cioè siamo già dentro il movimento, il cambiamento. Io ho fatto questo lavoro in un periodo strano, un po' difficile della mia vita, l'anno scorso, anche io ho avuto una situazione strana di lutti e cose varie, mi sono ritrovata lì insieme a Sisina, la coreografa, e lei, il suo lavoro, la sua danza è appunto un anello che mi permette di entrare nel mio luogo, entrare nel mio vulcano. Io studio con lei teatro danza e quindi portare avanti anche un altro discorso più emotivo sul corpo, insomma è un insieme. E oggi abbiamo ripreso questa cosa, oggi siamo sul bianco. Un'altra cosa. Comunque mi sembra di capire che nei momenti di difficoltà ci si rifugia in qualche modo, nell'ambiente domestico, tu nella tua terra. Sì, si cerca di ritrovare il contatto con qualcosa che ti... Ritrovare i propri affetti, no? Nella fragilità, nel problema esce comunque sempre un po' di creatività. Se ne hai troppo hai bisogno in qualche modo poi di buttare fuori e quindi di mettere insieme. È come mettere insieme un po' i pensieri, no? Riordinare. Quindi anche per me questo lavoro era... tutto intorno a una gran confusione. Lì c'è il silenzio. Lì veramente c'è il silenzio, c'era il vento che era molto forte, la neve, avevamo poi tutti gli elementi possibili, siamo saliti su alle 8 del mattino senza musica, quindi è tutta improvvisazione, data dal posto, il sentimento quindi dal posto, con questa giornata allucinante, proprio siamo arrivate, stavamo volando, poi abbiamo trovato questo tipo di situazione di location e lì eravamo protette. Poi c'era questa sensazione, perché poi anch'io quando riprendo entro molto in simbiosi con Sisina e quindi a un certo punto ho tolto anch'io le scarpe, allora volevo sentire. E la terra sopra è calda, poi invece se metti i piedi in fondo è più fredda, insieme. Poi il primo lavoro che abbiamo iniziato a fare era proprio sulla terra in gennaio, dalle nostre parti, in campo fisico, e quello di cui abbiamo bisogno. Poi io arrivo proprio da una situazione di città, cemento totale, quindi io ho bisogno di queste cose. Ultima domanda, tu ti sei trasferita a Milano, se non sbaglio tu comunque lavori nel mondo del cinema, collabori con Sky Cinema.